vinto! Questo è l'ultimo, Giacinta. Ti prego, lasciami. Dai, per favore. No, hai giocato e hai perso. Quello che è giusto è giusto. Hai ragione, la colpa è mia. Non ci devo giocare più a bottonella. Brava, sì, non ci giocare più. Tanto perdi sempre. Francesco! Lo sai che oggi rimando a casa cugina Lucia con la gonna che le casca? Ieri ha toccato a me coi pantaloni e la giacchetta. Ormai non mi diverto più a giocare con voi. Perdete sempre. Pianta! Io perdo perché non mi importa di vincere. Dai, torniamo a casa. Diciamo il rosario, così non viene la pioggia. Padre nostro, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Padre Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Scusa, sei sicura che in questo modo vale lo stesso? Certo, così si fa più in fretta a dire tutto il rosario e l'effetto è più veloce. Padre nostro, Ave Maria. Non abbiate paura. Non voglio farvi del male. Ma lei chi è, signora? Da dove viene? Dal cielo. E cosa vuole da noi? Sono venuta per chiedervi di venire qui per i prossimi 6 mesi nel giorno 13 alla stessa ora. Poi vi dirò chi sono e cosa voglio. Visto che lei viene dal cielo, può dirmi se andrò in paradiso un giorno o l'altro? Sì, piccola mia. Verrai in paradiso, ma passerà del tempo. Anche Giacinta verrà con me. Anche lei, ma verrà prima di te. E Francesco? Anche lui, e sarà il primo, ma dovrà dire molti rosari. Chi è quella signora? Io la vedo bene, ma non sento quello che dice. Vuoi fare silenzio? È una signora che viene dal cielo. E la guerra, signora? Può dirmi se finirà presto? Non te lo posso dire adesso. Soffrirete, bambini miei, soffrirete molto, ma la grazia di Dio vi assisterà e vi consolerà. E i vostri sacrifici serviranno per salvare molti uomini che hanno fatto il male. Vista bene. Come te. Però non l'ho sentita. Neanche una parola. Solo quello che diceva Lucia. Che bella. Non ho mai visto una signora così bella.